Puro bianco rive neboze so avonesto di vivi di fiori rosettando i su coste e dolce festa di vari colori Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono Bonnie Svapo e spero siate andati a vedere siate andati a vedere il mio video uscito martedì 12 gennaio dove vi racconto un po' di me e vi dico quello che penso, proprio senza, senza peli sulla lingua, del mondo dello svapo. Spero vi sia piaciuto, insomma, io ho cercato di essere più obiettivo ed onesto possibile, insomma. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, del perché mi chiamo Bonnie Svapo. Allora, a svapo, vabbè, non c'era tanta scelta, è stato un po' dettato dal fatto che il mio canale parla di sigarette elettroniche, magari più in là parlerò anche di altro, ma intanto è concentrato su questo. Non mi piaceva molto svapo perché c'è un'inflazione di de tutti svapo o vape, però ragazzi quello mi è venuto in mente. Bon. Bonny perché è un soprannome di famiglia, mio bisnonno si chiamava Bonny, mio papà e mio nonno tutti Bonny e anch'io da quando sono nato ci ho affibbiato sto Bonny perché il mio cognome è Bonella e quindi Bonny in abbreviativo insomma. Oggi volevo parlarvi di un liquido che è uscito da parecchi mesi, parecchi anni forse anche, ed è il libeccio ve lo faccio vedere bene, il libeccio di The Vaping Gentleman Club, che è praticamente un estratto di Rose Latakia, che è coltivato nella parte nord-est del distretto di Laodicea, praticamente via in Turchia. Questo Latakia è un po' più dolce, diciamo, secondo me un po più... ha una carica aromatica diversa dall'Atakia classico, anche dal fatto che la pianta si è adattata benissimo alle pendici della montagna, e l'altitudine ne apre tra virgolette il bouquet aromatico. Vi dico che questo Latacchia, a parer mio, rispetto ad esempio allo scirocco, è meno fumicato secondo me. È un po' più è, eh, esce un po' di più la parte dolce dell'attacchia perché sì, anche l'attacchia c'è una parte dolce che è vabbè, normalissima delle sue foglie, insomma. Quindi, così insomma, e secondo me è molto particolare questo l'attacco. Infatti l'ho fatto il 23 mm, settembre del 2020, adesso siamo al 12 gennaio, e lo sto svappando parecchio, insomma, e l'ho quasi anche finito. È molto buono. All'inizio ho detto, cavolo, a me piace tantissimo il Scirocco perché è bello. Bello stronzo, eh? O anche il Masséi mi piace tantissimo. Sono due tabacchi belli stronzi. Ho detto: proviamo anche sto rosa e la tacchia. E difatti, anche magari per la, nella, nella, durante la mattinata o in giorni dove sei rilassato, ti svapi un po' di sto rosa e che è tranquillo, più morbido, secondo me più gentile rispetto all'attacchia classico. Eh, ci sta da Dio, ci sta veramente da Dio. Io l'attacchia come Rose l'attacchia, lo scirocco, li svappo solo ed esclusivamente nell'alfa, che lo vedo a mio gusto personale, è l'atom per l'attacchiosi migliore che ci sia. Ovviamente è un, mio, è un mio gusto personale, è un mio parere personale, so che in tantissimi non siete d'accordo, però rispettate dai, la mia opinione, rispettatela e come io rispetto alla vostra quindi per me l'alfa per i latacchiosi è il top che ci sia in questo momento adesso andiamo a farci anche una svapatina è molto morbido gli manca tutta quella fumicatura gli manca no l'incensoso dai c'è l'incensino come dico sempre io c'è però non è da pugno in faccia, non è stronzo come lo Scirocco, come il Massei. O come l'attacco della tabaccheria, o come a numero 1 di Tabacchificio 3.0. È molto più tranquillo, è molto più... Eh, vogliamo anche All Day, vogliamo. Più o meno, dai. Però ci sta tutto, è uno dei miei lattacchiosi preferiti io l'ho apprezzo tantissimo secondo me the vaping gentleman club come macerati veramente cioè ha dei quei tabacchi che sono ottimi veramente ottimi niente volevo parlarvi anche di questo liquido mi sono messo qua tranquillo ma che liquido è che faccio oggi C è che faccio il libeccio che ce l'ho lì è uscito da tanto, ma ripeto, chi se ne frega, cioè io porto sul mio canale quello che voglio quando voglio, senza dover star lì a correre dietro le nuove uscite per fare visual. Cioè io no, cioè una per me lo svap è una passione e quando mi sento di parlarvi di qualcosa è perché cioè, me lo sento e voglio parlarvene, voglio trasmettervi veramente quello che penso, anche per comunque parlarvi di... Tabacchi liquidi che sono usciti da tanto, secondo me è anche una cosa carina, insomma. Poi secondo me gli aromi, soprattutto il libeccio, ma ne vedremo anche altri di The Vaping Gentleman Club, se lo meritano. Io ve porterò ovviamente quelli che ho comprato, quelli che mi piacciono, perché quelli che non mi piacciono non li compro. Quindi se ve lo porto è perché mi piace, insomma. Ragazzi, spero il video vi, vi sia piaciuto, questo l'attacco, io do 15 perché è veramente fotonico, è buonissimo, se non l'avete provato vi consiglio di andare a provarlo, si chiama il libeccio e mi sono dimenticato di dirvi che la boccetta è una boccetta di aroma diluito in pg da 11 ml con dentro 11 ml, io ne faccio 110 ml al 10% e così no, lì una bella scorta insomma. Ragazzi, come sempre io vi ricordo di seguirmi su Instagram @bonnisvapo, mi raccomando che ci tengo. Iscrivetevi al canale che siamo alla soglia dei 500, io sono stracontento ed è merito vostro che mi fate così felice. Se avete qualsiasi domanda, critica, qualsiasi roba, in maniera garbata ed educata, mi scrivete sotto, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!